Questo è un video molto diverso dal solito, non so a quanta gente piacerà, però secondo me è molto interessante, anche perché a me piace molto studiare la storia delle aziende, soprattutto delle aziende italiane, e quindi vi porto questo video. Ho trovato in rete il bilancio consolidato della Olivetti del 1985. Guardate qua che roba, e veramente guardare sta roba mi viene un po' di nostalgia. Perché stiamo parlando di quella che era la Apple italiana degli anni 80, cioè una delle aziende più all'avanguardia al mondo, più innovative al mondo, era l'Olivetti in questi anni. Non andremo a vedere ovviamente tutto il bilancio perché è lunghissimo, però solamente qualche numero per farvi capire quanto era avanti l'Olivetti e che azienda eccezionale era in questi anni. Ricavi netti in un solo anno sono aumentati del 34%, spese in ricerca e sviluppo più 24%, cioè un'azienda che era fortemente orientata all'innovazione. Utile operativo più 10%, l'utile netto più 41%, utile per azione era aumentato del 34% da 760 lire a 1000 lire ad azione, dividendo per azione da 275 a 320 lire, quindi un 16% in un solo anno. Attività in aumento, capitale investito in aumento, il patrimonio netto in aumento, un forte miglioramento dell'indebitamento finanziario netto che era passato dai 319 miliardi ai 190 dell'85, quindi un meno 40%, numero di dipendenti in aumento. Capitalizzazione di borsa più 47% in un solo anno e quotazione di borsa, prezzo per utile per azioni, il PE in pratica dell'8,6. Quindi, che poi tra l'altro non era manco altissimo, è vero che non parliamo più dei PE di oggi, erano molto più bassi negli anni 80. Però nemmeno era molto alto questo rapporto PE, perché veniamo veramente in periodi negli anni, all'inizio degli anni 80, dove il mercato era abbastanza depresso. Dati sull'andamento degli ultimi 5 anni, ricavi netti che sono quasi triplicati in 5 anni, l'utile netto che è quasi quintuplicato, dividendi pagati agli azionisti triplicati, patrimonio netto quadruplicato in 5 anni. L'indebitamento finanziario netto che è sceso da 844 miliardi a soli 190. Il numero di dipendenti invece è leggermente in diminuzione, però come vedremo dopo, perché ho già dato un'occhiata veloce, è aumentata la produttività per dipendente. Qua abbiamo il personale del gruppo come diviso a livello geografico, e questa era una multinazionale che aveva filiali in tutto il mondo, Nord America, America Latina, Estremo Oriente, e qua per funzione. Ben 3.500 persone in ricerca e sviluppo, veramente un'azienda super innovativa. Qua è la distribuzione geografica, come potete vedere, tutta Europa, Nord America, Sud America, molta, tantissima Sud America, tantissima Africa, non so perché in Africa, Medio Oriente, India, Cina, veramente distribuito in tutto il mondo, cioè con filiali in tutto il mondo. Questo è il fatturato. Che come abbiamo visto è quasi triplicato, e se il numero di dipendenti è leggermente diminuito, è anche vero che però il fatturato pro capite, quindi per dipendente, è aumentato in maniera incredibile, è più che raddoppiato in 5 anni, quindi veramente una gestione eccezionale dell'azienda. Poi qua abbiamo un po' la divisione di quelli che sono i ricavi, la composizione dei ricavi, prodotti e software che facevano il grosso del fatturato, ovviamente più, aumento del più 37%, assistenza tecnica più 17%, poi accessori e ricambi era un'altra fonte di guadagni che aveva fatto più 33%, qua la ripartizione per settori di mercato del fatturato prodotti, software e assistenza tecnica nell'85 rispetto all'84%. Come potete vedere, le macchine per scrivere elettroniche e sistemi, quelle diciamo tradizionali, erano in grosso calo perché ovviamente quello che stava trascinando la crescita dell'azienda erano i personal computer che in un solo anno avevano visto raddoppiare le proprie vendite. E quindi si divideva, come potete vedere, in due macro segmenti il fatturato dell'Olivetti, l'informatica distribuita e automazione dell'ufficio e poi invece prodotti per ufficio, copiatrici, immobili addirittura, macchine da calcolo e registratori di cassa. Erano in calo questi dati, quindi
Quello che veramente trascinava la crescita totale dell'azienda erano i personal computer e tutto quello che era legato ai personal computer, software, assistenza, ricambi e così via. Chiaramente questi sono i gioielli delle Olivetti di quegli anni, l'M28 famosissimo, l'M19, un altro gioiello, l'M22, un portatile che funzionava anche a batteria, tutti gli altri personal computer, poi c'erano le macchine da scrivere, le stampanti. C'erano le calcolatrici professionali, le fotocopiatrici e così via. E niente, questa in sostanza era per farvi capire che Italia c'era negli anni Ottanta. Guardate l'andamento della ricerca delle spese in ricerca e sviluppo. Le spese sono passate dall'81 all'85, da 116 a 284 miliardi, sono quasi triplicate. Anche gli addetti a questo reparto ricerca e sviluppo sono aumentati di parecchio. La percentuale degli addetti alla ricerca e sviluppo sul totale dei dipendenti è passata dal 5,4 al 7,2, quindi un'azienda veramente orientata alla crescita e al lancio di nuovi prodotti, prodotti sempre più innovativi. E un'azienda che produceva anche una marea di cash, il flusso monetario netto generato dalla gestione è passato da 414 miliardi nell'84 a ben 678 nell'85. E niente ragazzi, se vi interessa vi lascio il link in descrizione a questo bilancio, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, magari non a tanti, ma a me sta roba piace molto. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao da Davide.